Iniziamo con l'emergenza Covid. C'è molta attesa per la cabina di regia nazionale di domani, in cui si deciderà se estendere la zona rossa a tutto l'Abruzzo, anche se notizia proprio dell'ultima ora, di poco fa, l'indice di contagio è leggermente sceso, è passato dall'1,22 della settimana scorsa all'1,17. Questo potrebbe portare l'Abruzzo in zona arancione e non rossa. A preoccupare sono soprattutto le varianti del virus e anche la pressione ospedaliera. Dal bollettino di oggi 482 nuovi casi e 11 decessi, ma per tutti i particolari abbiamo in collegamento il nostro Fabio Lussoso, che saluto. Buonasera Fabio. Sì Paolo, grazie. Veniamo subito ai dati aggiornati sull'emergenza coronavirus nella nostra regione. Con i dati aggiornati appunto alle ultime 24 ore rispetto a ieri, si registrano 482 nuovi positivi al Covid-19, di età compresa tra i 6 mesi e i 97 anni. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 103, di cui 8 in provincia dell'Aquila, 46 in provincia di Pescara, 41 in quella di Chieti ed infine 8 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 11 nuovi casi di età compresa tra i 64 e i 96 anni. Da aggiungere che la cabina di regia regionale, secondo i dati aggiornati all'ultima settimana, ha individuato che l'indice di trasmissibilità, ovvero l'indice RT, è leggermente sceso dall'1,22 all'1,17%. E questo, secondo quanto ha riferito il presidente Marsilio, potrebbe porre la regione Abruzzo già da domani, secondo quanto riferirà il Ministero della Sanità con la sua cabina di regia, in zona arancione. Rimane però valida l'ordinanza presidenziale in vigore fino a fine mese, che colloca le province di Pescara e quelle di Chieti in zona rossa. Preoccupa intanto la variante inglese un po' in tutta la regione, ma soprattutto nel comune di San Giovanni Teatino, dove i tamponi rapidi saranno eseguiti fino alla giornata di domani, così come ha sottolineato il sindaco Luciano Marinucci, e preoccupa anche il diffondersi tra la popolazione scolastica. Ascolteremo anche la dirigente scolastica Francesca Di Tecco. E su queste interviste ringrazio Diego Martelli per il collegamento tecnico e restituisco la linea poi allo studio. Il direttore generale ha letto i dati di San Giovanni Teatino in termini percentuali e la preoccupazione è alta, principalmente nella fascia scolastica. Pertanto noi avevamo chiesto al direttore generale di fornirci personale per poter continuare con lo screening, lo abbiamo fatto, abbiamo chiesto uno sforzo alla popolazione scolastica e ai genitori di portare i ragazzi qua, ne abbiamo oltre 1.640, ne sono venuti nemmeno 500. La preoccupazione dei genitori di rimandare i figli a scuola dovrebbe essere supportata da questo grande atto di responsabilità, e quindi sapere che i loro figli sono assolutamente non contagiati dal Covid-19 è un obbligo. Noi in questi giorni, un caso paradossale, una mamma all'ultimo mese di gravidanza con la bambina che erano positive, sintomatici entrambe, se io avessi riaperto le scuole mercoledì mattina, la ragazzina sarebbe andata tranquillamente a scuola e quindi questo circuito non si interrompe. Quindi mamme, portate i vostri figli a fare i tamponi, perché solamente così potremo riuscire a isolare gli asintomatici e interrompere questa catena di diffusione del virus, perché è così che si muove il virus, da persona a persona. Abbiamo 238 positivi, diverse persone che sono in quarantena, sono tutti familiari. La dimostrazione di questa aggressività della variabile inglese è che la famiglia, esattamente dopo 3-4 giorni, si contagiano tutti. Quindi purtroppo è una situazione che bisogna interrompere, noi stiamo qua per questo. Hanno tolto, e faccio l'appello anche ai cittadini, hanno tolto gli infermieri dai reparti che dovrebbero curare i malati per aspettare i nostri figli e fare questo screening. Accettiamo questo grande senso di responsabilità che la ASL ha fatto nel mandarci gli infermieri, però non lasciamoli qua soli perché devono curare i nostri figli. Professoressa Di Tecco, si parla della scuola come un luogo dove far ritornare questi ragazzi, questi studenti. Sono state adottate tutte le misure per renderle il più sicuro possibile. Sono anche io, diciamo, un po' basita nel sapere che l'adesione a questo screening è stata, diciamo, così inferiore alle aspettative, perché naturalmente questo contraddice la preoccupazione delle famiglie. Quindi io mi unisco all'appello del sindaco e l'invito a farlo, questo screening, perché consente in qualche modo di tutelare tutta la
la comunità. Io lo sto facendo, l'ho fatto oggi per la seconda volta e unitamente a me c'è tutto il personale amministrativo qui presente e i docenti che verranno a farlo sia oggi che domani. Sindaco, quindi anche in attesa di sapere, di conoscere i numeri di quanti si recheranno a sottoporsi a questo screening, adotterà qualche provvedimento in particolare per la scuola? Beh, io ho avuto direttamente la richiesta da parte del prefetto di Chieti e del direttore generale di non riaprire le scuole. Ovviamente tutto questo viene supportato anche dal fatto che i ragazzini non sono venuti, quindi è logico che la scuola non era un ambiente sicuro, così come dicono loro, in termini di contagio, anche se la scuola adotta tutti i protocolli, ma evidentemente il virus entra da fuori e va dentro le scuole, perché se la scuola è un ambiente sicuro qualcuno ce le deve pure portare. E quindi non riapro le scuole su indicazione del direttore generale che ha segnalato alla Regione Abruzzo questa criticità. E quella anche del prefetto che mi ha esortato, in base al testo unico degli enti locali, l'articolo 50, di chiudere le scuole di un'altra settimana. Se sarà opportuno, divulgherò anche il messaggio del prefetto.